Nell'ambito della manifestazione Agricoltura in Festa si è parlato anche di PAC 2014-2020, quindi di problematiche e di opportunità. Ne parliamo con il presidente Copagri Marche, Giovanni Bernardini. Sì, è stato un convegno interessante, il primo di numerosi convegni che faremo poi di approfondimento sul territorio, perché questo è un momento topico per l'agricoltore, perché sostanzialmente è il momento in cui finisce una programmazione e inizia un'altra. Ci sono ancora molte incognite, c'è il problema delle risorse comunitarie da qui al 2020, quindi è stato un convegno sicuramente molto importante e interessante. Tante le novità proposte nell'ambito della festa Agricoltura in Festa, festa nazionale di Copagri. Tra queste c'è anche una proposta di legge che viene proprio lanciata da Copagri inerente all'agricoltore come custode del territorio. In merito si è tenuto un convegno con grande partecipazione e con noi era anche il consigliere regionale Luca Marconi. Qual è l'iter di questa proposta? La proposta l'abbiamo presentata pochi mesi fa, era prima dell'estate. L'iter di una legge può essere di pochi mesi o di tanti anni. Questa speriamo che sia di pochi mesi, perché già è approdata in terza commissione, ne abbiamo già parlato un paio di volte, e quindi potrebbe essere approvata prima della fine della legislatura, che considerate terminerà intorno al 15 di gennaio, tolto il periodo estivo, ci sono veramente pochissime settimane. Ma la legge è semplice, in quanto prevede poche cose, due articoli sostanzialmente. In uno viene definita la figura del custode del territorio, cioè colui che protegge e sviluppa specie autoctone marchigiane e che si cura della manutenzione del territorio. La seconda è i benefici che ne trae, benefici nei punteggi regionali per i vari bandi a cui accedono gli agricoltori, e un altro vantaggio può essere dato dai comuni che decidono autonomamente, su spinta di questa legge, di concedere delle esenzioni fiscali a chi provvede alla manutenzione dei territori non di proprietà che siano attivi al proprio fondo. Siamo giunti a conclusione, terzo giorno di Agricoltura in Festa, tanta affluenza, quindi sicuramente un grande successo per questa manifestazione. Ne parliamo con il presidente di Copagri Macerata, Andrea Passacantando. Eccoci qua, siamo un po' arrivati alla fine, quindi tutto il flusso che c'è stato quest'oggi in questi tre giorni significa insomma che l'idea è sempre più vincente, è un'idea che deve essere veramente coltivata, perché l'agricoltura in questo momento può veramente festeggiare, tantissime le persone, qui vediamo tantissimi consumatori, è un po' questo la nostra scommessa. Noi vogliamo far conoscere ai tanti consumatori le eccellenze dei nostri territori, e vogliamo anche far capire quali sono le differenze e come far riconoscere la qualità dei nostri prodotti.